Se riusciamo a fare silenzio. Cosa non facile perché siamo tre. Allora, sindaco, se si vuole accomodare, la chiamo subito. Intanto buongiorno e benvenuti a tutti. Un ringraziamento alle autorità presenti che poi avremo modo di presentare nel corso di questa nostra prima parte della giornata. Ringraziamo in particolare il sindaco, l'avvocato Silvano Forniti, qui alla mia destra, il presidente del CNAI Silvio Geni, l'assessore alla cultura che dopo ci darà un saluto, la dottoressa Chiara Corteggiani e il presidente della provincia, il dottor Giuseppe Rinaldi, che ci ha fatto l'onore di intervenire, insieme a tanti altri che magari solo più tardi conosceremo meglio. La giornata, come sapete, si svolge in due parti. Questa mattina all'interno di questa bellissima sala ci sarà, diciamo così, la cerimonia ufficiale, la firma della convenzione tra il Comune di Pompeo e il CNAI, il Centro Nazionale Resto Ricercatori Indipendenti. Nel pomeriggio, dopo la pausa pranzo, ci sarà invece la serie delle relazioni tecnico-scientifiche su quali argomenti che riguardano la nostra, il nostro interesse e la nostra passione per l'astronomia. È una storia che nasce molto da lontano, perché la struttura che poi è stata riveduta e corretta addirittura nei giorni scorsi, no? dal lavoro del sindaco e del comune di Pompeo, nasce da molti anni, quando la fondazione Vallone di Rieti finanziò l'inizio della costruzione, l'acquisto di questo telescopio, che poi vedremo anche nelle immagini, in questo momento è già collocato nella torretta e che si sta ultimando la sua preparazione, e poi l'incontro fra il comune e il CNAI ha permesso di arrivare appunto alla firma di questa convenzione che vedremo da breve. Visto che non abbiamo voce improvvisamente, darei la parola al sindaco di Pompeo, anzi prima all'assessore della cultura, dottoressa Chiara Corteggiani. Un saluto. Buongiorno a tutti, spero mi sentiate. Mi fa piacere vedervi così numerosi. Avevamo immaginato un grande pubblico, ma non un pubblico così grande. Mi fa piacere vedere tra di voi un sacco di persone che conosciamo già, e quindi in questa giornata così importante per il Comune e anche per la nostra amministrazione, incrociare gli sguardi di chi mi conosce mi tranquillizza molto, ma mi fa piacere altrettanto vedere un sacco di persone nuove che magari prima di oggi non conoscevano nemmeno Pompeo e che con l'occasione hanno avuto modo di venirci a trovare e di visitare il nostro piccolo gioiello. Oggi noi dell'amministrazione comunale, parlo a nome di tutti e parlo anche in qualità di assessore alla cultura, siamo particolarmente emozionati perché siamo riusciti, dopo tanta fatica, a riunire tutti i pezzi del puzzle che precedentemente erano stati realizzati. C'è una torretta con un tetto apribile, c'è un telescopio acquistato in precedenza, c'era tutto, però ci mancava il pezzo fondamentale che è diventato il CNAI, è stata la nostra ancora di salvezza, perché questo Centro Nazionale di Astroricercatori Indipendenti presieduti dal signor Eugeni ci ha dato la possibilità di realizzare il nostro puzzle, di avere a Pompeo un osservatorio astronomico che non avrei immaginato nemmeno nei sogni migliori, e quindi siamo particolarmente contenti. Non vediamo l'ora di ascoltare tutte le iniziative che voi vorrete realizzare intorno a questo osservatorio, e sarò concisa perché poi lascio tutto il tempo necessario per gli altri interventi che saranno sicuramente di natura più tecnica e quindi anche più interessanti.
Ringrazio tutti i presenti dal profondo del mio cuore, perché è una grandissima soddisfazione. Dopo tante fatiche, vedere così tanta gente interessata è veramente una grande soddisfazione. Quindi ringrazio tutti i presenti, ringrazio tutti i volontari comunali che negli ultimi giorni hanno lavorato alle rifiniture di questa opera e sono stati fondamentali, senza di loro non ce l'avremmo fatta. E ringrazio soprattutto il CNAI che ci ha dato la possibilità di realizzare questo nostro sogno. Buongiorno a tutti e grazie a tutti di essere intervenuti così numerosi. Questo importante risultato raggiunto è una parte di un grandioso quanto ambizioso progetto che ha avuto origine negli anni 2000-2001 con la collaborazione anche del qui presente geometra Felice Mattioni, che all'epoca era tecnico comunale e che ha messo veramente tanta passione in questo progetto. E ti ringrazio, Felice, di averci dato anche da parte tua questa opportunità. E io lo chiamerei, più che progetto, un grande sogno. Un sogno veramente di grande portata, che è rimasto in sospeso negli anni e che oggi finalmente diventa realtà. Grazie a questa associazione. Mi batte il cuore, sono molto emozionata e mi vogliate perdonare se ogni tanto diciamo la voce si spezza, proprio delle emozioni. E diciamo, quando mi è stata presentata questa associazione, io ho creduto subito nelle sue grandi potenzialità e nella grande opportunità che ci veniva offerta. E quindi abbiamo cominciato a lavorare per il raggiungimento di questo obiettivo. Certo, non ci credevamo, cioè le difficoltà effettivamente ci sono state, non tanto nell'aspetto giuridico-amministrativo, che abbiamo risolto presto come fase preliminare, quanto soprattutto nella fase pratica, della realizzazione effettiva dei lavori. Infatti mancavano delle opere importanti che erano rimaste incompiute per poter accedere all'osservatorio e per poterne permettere la funzionalità. Il Comune ha subito incontrato la prima grande difficoltà, che è logicamente la spesa per queste opere. I comuni, come sanno bene gli amministratori qui presenti, sono tutti in grandi difficoltà finanziarie. E quindi diciamo ci siamo resi conto insomma delle difficoltà che andavamo incontro. E a questo punto non abbiamo perso la speranza né la fiducia nella realizzazione del progetto e abbiamo avuto l'aiuto determinante di alcuni volontari facenti parte del gruppo dei volontari comunale, cioè abbiamo un bel gruppo di volontari che hanno messo a disposizione il loro lavoro, i loro mezzi, parte del materiale, perché parte, ma una minima parte, è stato acquistato dal Comune, ma in gran parte è stato fornito personalmente da questi volontari. Voglio dire i nomi, perché lo meritano effettivamente. Parlo di Bruno Davetti, di Sergio Corteggiani, di Giuliano Alcobelli, di Alfredo Cantamerli, che hanno curato tutta la parte manuale e pratica del lavoro. Rendendo accessibile quello che è l'osservatorio. Poi parlo di Giacomo Corteggiani e di Ermete Forniti, che hanno curato tutta la parte elettrica ed elettronica, molto importante. E infine
Corrado da Stefano, che nella sua casa con i suoi mezzi ha messo a disposizione veramente un lavoro prezioso per noi. Quindi, questi volontari sono stati diretti e coordinati dal nostro tecnico comunale, architetto Cadia Ciampa, e aiutati anche dai dipendenti comunali per tutto quello che riguarda gli annessi e connessi. Quindi ringrazio anche loro. Logicamente, il tocco finale dovuto alla competenza e alla specializzazione dei nostri esperti del CNAI, che è stato determinante per la funzionalità, perché senza di loro non avremmo potuto nemmeno iniziare questo progetto. Poi loro ci parleranno più da vicino dei loro progetti, delle loro intenzioni, dei loro programmi e di quello che potrà essere fatto. Io vorrei che vi rendiate conto che come Comune di Monteo siamo proprietari di un vero gioiello della tecnologia, veramente prezioso. Questo gioiello, diciamo, è unico nella provincia di Rieti come bene pubblico, mentre invece c'è quello di Frasso, se non sbaglio, che però è di proprietà privata. Quindi vi rendete conto di quale ricchezza possiamo avere e mettere a disposizione di tutti, nei modi che poi saranno resi noti. Quindi a me piacere che acquistaste tutto quello che è stato fatto e tutto quello che si andrà a fare. Questo gioiello ha delle grandi potenzialità che verranno messe in atto in un prossimo futuro grazie a CNAI e che ci daranno veramente delle grandi risorse a livello turistico, a livello scolastico e a tutti i livelli, diciamo. Io ringrazio tutte le personalità che sono intervenute, in particolare il presidente della provincia, Giuseppe Rinaldi, che mi è sempre vicino e sinceramente apprezzo molto la partecipazione. E poi ho visto il sindaco e vice sindaco di Salzano, il vice sindaco e il consigliere di Montenero, giusto? E chi altro c'è? Il dirigente scolastico dell'istituto di Poggio Vitteto, il nostro dottor Renzi, che ringrazio perché questo discorso sarà molto interessante per le scuole e quindi mi auguro insomma di aprire una collaborazione efficace e interessante per gli studenti. E non so chi altro non ho visto, dovrà intervenire anche più tardi arriva il sindaco di Poggio Vitteto, Giancarlo Micalelli. E gli altri c'è un amministratore che non ho visto, sembrano di tutti. Comunque ringrazio tutti, distintamente tutti, in modo da non dimenticare nessuno. Passo la parola al presidente del Comune. Elimino ancora. Presenterà un altro illustre ospite che arriva in questo momento che abbiamo visto. Grazie a voi tutti, ben trovati, è un piacere, un onore e un'emozione. Ringrazio l'amministrazione comunale, ma prima di iniziare il discorso di presentazione del progetto, qui vediamo tutti, presentiamo un ospite, che è il professor Daniele Mariutto, che è il segretario generale dell'Accademia Costantiniana delle Scienze Mediche e Regionali Giuridiche. Noi facciamo parte, alcuni di noi fanno parte come accademici e ci porterà a breve saluti dell'Accademia, quindi non era possibile non dargli la parola. Grazie.
grazie e buona giornata a tutti, ben trovati. Scusate il ritardo, ma purtroppo i mezzi, devo ringraziare tra l'altro la polizia stradale che mi ha portato fino a qua, diciamo che io devo ringraziare di questa possibilità bellissima che mi ha dato il CNAI. E il Presidente, vedo il Vicepresidente, so che da qualche parte non lo vedo, ma c'è il Professor Fiore dell'INAF, so che tutti, il Professor D'Alessio, non c'è oggi ma è un questo diverso. Ecco, tutti i miei accademici, vedo il Maggiore Coletta, avvocato, e tante altre persone che sono i miei accademici, che vedo sempre molto volentieri perché diciamo che i miei accademici sono quelli che fanno veramente scienza e che sono anche, non per falsa modestia, l'unico che non è illustre sono io. Bene, vedo, saluto le autorità, saluto tutti quanti e in questo meraviglioso contesto pieno di storia speriamo che con la testa un po' fra le nuvole in mezzo alle stelle abbiamo dei risultati di ricerca molto validi. E con questo io mi congedo da voi, vi starò insieme a voi ancora un po', ma vi faccio tanti auguri di un buon lavoro e complimenti specialmente anche alle autorità che hanno voluto concedere un posto così importante, un sito così importante a un'associazione così importante. Bene, signori, grazie e arrivederci. Grazie alla professor Mariuto. Andiamo a incominciare, naturalmente. Oggi inizia un'avventura, qui teniamo tutti. In primis, per chi non ci conosce, che siamo, perché usate perché sono queste qui del CNAI, perché non tutti ci conoscono. Allora, noi praticamente siamo un'associazione di promozione sociale, iscritta nella Regione Lazio, operiamo da adesso circa 6 anni sul territorio più che altro regionale. E che facciamo? Facciamo divulgazione scientifica e non solo scientifica, adesso ve lo farò vedere. Abbiamo avuto occasione di presentare dei convegni scientifici di rilevanza nazionale, ne abbiamo fatti 6, e poi lo potete vedere da vicino. In uno di questi convegni abbiamo avuto praticamente il patrocinio dell'UNESCO, che non è cosa da poco, perché sa che cosa significa, è completamente autogestita la cosa, praticamente è no profit, quindi non abbiamo un scopo di lucro assoluto. All'interno della nostra associazione, oltre a degli esperti ed appassionati, c'è un comitato scientifico di grandissimo spessore, come il professor Maiuto accennava. Noi abbiamo praticamente il professor Cristiano Batalli Cosmonici, che poi avremo modo di conoscerlo a ottobre, che fa parte del comitato scientifico interno, dei nostri ricercatori italiani, l'INAF, l'Istituto Nazionale di Astrofisica per quanto riguarda l'osservatorio, quindi dalla parte di astronomia e astrofisica, il professor Fiore che è il titolare dell'osservatorio di Roma praticamente, e molti altri. Abbiamo avuto modo quindi di organizzare questi eventi di rilevanza scientifica, ne sono stati fatti 6, ma non soltanto di rilevanza scientifica, ma anche di rilevanza storico-artistica. Infatti abbiamo questa peculiarità, abbiamo al nostro interno, tra un po' dovrebbe arrivare il dottor Laporta, che è un archeologo, e curiamo presentando molto accuratamente il sito dei posti dove andiamo a fare le cose. Quindi avremo, oggi pomeriggio ci sono 2 relazioni, una che è dedicata a Monteo, quindi avremo modo di capire un momentino come operiamo e come vorremmo operare in futuro. Abbiamo fatto delle manifestazioni, come vedete, che legano gli ambienti storici, vedete, archeonomia o archeonomia, vogliamo dire, dipende dalla pronuncia, e dove abbiamo presentato
in siti archeologici la storia del sito e la parte archeologica. Per volta, ma penso che li porteremo avanti tutti. Facciamo una vedere divulgazione, facciamo divulgazione estiva, praticamente quello è un evento che è stato fatto l'anno scorso, prima di quest'anno al Castello di Santa Severa con la Regione Lazio e Coppa Culture, c'erano 200-300 persone a serata, quindi diamo modo anche, cerchiamo di contattare i giovani, avvicinarli alla cultura e alla ricerca è molto molto difficile, lo sappiamo tutti, perché l'unico modo per poterlo fare è la curiosità, quindi con la curiosità è la chiave per cercare di poter avvicinare a certe tematiche coloro i quali sono praticamente legati a cose molto molto più virtuali. Oggi è tutto virtuale, oggi praticamente se togliamo e viene via internet per 10 minuti siamo persi tutti quanti. Organizziamo delle gite sociali, ne abbiamo fatte diverse, sia in posti che possiamo vedere il museo dell'aviazione che sta a Aquilara praticamente, possiamo vedere in alto quelli con i caschi e il laboratorio di fisica nucleare del Sasso, quello che sta sotto la montagna. È una città bellissima, è un modo anche di riorganizzarla, ma anche con i nostri nuovi amici di Pompeo. Sono dei momenti di aggregazione che sono necessari per poter portare avanti quello che è proprio un discorso associativo. Sapete, le associazioni oggi è molto difficile portare avanti, specialmente quelle non profit, perché gli obiettivi sono due: uno, portare avanti la materia per la quale nasce l'associazione; l'altro è il mantenimento dell'associazione. Diciamo, ma come il mantenimento? Se viene meno il mantenimento dell'associazione, viene meno anche il primo degli obiettivi, e mantenerle è veramente difficile. Veramente difficile, perché qui tutto viene fatto nel regime di volontariato. Nessuno di noi è astronomo per professione, facciamo, ci sono medici, avvocati, appassionati di vario tipo, nessuno è astronomo, nessuno fa per professione. Sono convinto che la buona riuscita è dovuta a questo principalmente, perché l'astronomo quando va a casa guarda la televisione, guarda la partita, non credo che porti avanti un'associazione parallela all'attività professionale. La divulgazione, io sto in piedi, no? Purtroppo qui c'è un problema di illuminazione, è la prima volta che lo facciamo, dopodiché provvederemo a mettere delle tende, perché è stata una cosa così, io non sapevo, sicuramente c'è l'azione, questo è scontato. Quello che vedete è il nostro planetario mobile, che avrete modo di vederlo anche qui, ovviamente, ed è il planetario nostro del CNAI, è gonfiabile, porta, molto sembra piccolino, ma dentro c'è dai 60 ai 70 bambini ogni giro. Ci siete per terra, perché mentre abbiamo le 6, tenete presente che in questa sala non c'è un tempo, quindi tutti voi quanti siamo venuti lì dentro e facciamo divulgazione, perché oltre a far vedere le stelle, ma qui non abbiamo bisogno di un planetario per vedere le stelle, perché le vediamo veramente, c'è un osservatorio, faremo vedere dei video moderni, l'uomo dello spazio, il video della NASA eccetera, che vi assicuro, visti lì dentro sulla semisfera sono tutt'altra cosa, per cui uno ha veramente l'impressione di essere in un ambiente spaziale a tre dimensioni. Facciamo anche ricerca, adesso poi non l'affronteremo, è un argomento molto importante, perché avere una struttura come questa ci permetterà, adesso non voglio anticiparmi, di poter portare avanti dei programmi di ricerca, perché ricerca non al tempo vedremo. Questa è una foto che ci ha delegato il dottor Valeri, che tra l'altro ho visto che è qui, uno dei nostri collaboratori, tanto per farvi vedere quando arriva il momento delle Perseidi, insomma, le famose meteore, non le vede mai, non si vedono mai, quest'anno non ci sono, però è molto difficile vederle, con determinate attrezzature si riesce a vedere questo. Questa è una serata dell'anno scorso, mentre c'è scritto 2016, di quello che è passato ieri, più vicino, come vedete ne sono arrivate tante di meteore. Questo fa parte anche di un progetto di ricerca che poi vedremo di portare avanti. Bene, allora, progetto Pompeo. A parte, voglio... Allora, gli obiettivi del progetto. Insomma, si fa sempre così dal punto di vista di presentazione. Seguiamo un certo iter. Osservatorio astronomico. E direi che ci siamo. C'è poco del tempo, ma ci siamo, perché è tutto pronto. Mancano alcuni dettagli,
diciamo, dell'interfacciamento alla rete locale, eccetera, sta separando in due giorni tutto pronto. In teoria anche oggi è possibile andare a vedere qualcosa. Aspettiamo che venga sistemato gli ultimi ritocchi. Il osservatorio c'è, ci stiamo, poi vi dirò due parole su cosa c'è dentro l'osservatorio per gli addetti ai lavori, perché l'università l'ha già detto l'osservatorio. Divulgazione scientifica tramite eventi mirati, ovvero sia qui noi abbiamo la possibilità di avere una struttura in cui c'è bisogno di presentazioni. Vedremo magari quello che taglio al pomeriggio, il castello Corsini Naro, da dove viene, una struttura molto grande, parliamo di 57-58 stanze, che è dotata di questa sala. Questa sala farà parte del progetto osservatorio, non in esclusiva ovviamente, noi avremo in esclusiva delle stanze, la stanza dei bottoni e la stanza dove è il telescopio vero e proprio. Però, visto che non è agibile, non è che non è agibile, è difficile, è complesso andare in una cioè, questo non è un osservatorio che andremo a vedere dove il pubblico andrà a vedere con l'occhio. Perché? Perché non è una cupola moderna, non è un momento, il telescopio è lì, il telescopio sta al terzo piano. Terzo piano di un palazzo medievale con delle condizioni di scatto che sono anche 60 cm, quindi puoi capire, indirizzare il pubblico lì come faremo con la tecnologia? Questa sala verrà adibita alla visione di quello che vede il telescopio, esattamente come vedete adesso, si spera meglio, l'ombra, vedrete quello che vede il telescopio, lo vedremo qui, quindi sarà una cosa notevole e direi all'avanguardia. Non tutti gli osservatori sono contenti, ci vuole una tecnologia molto differente per farlo, eh? Quindi c'è voluta una rete dedicata che si deve riuscire in qualche modo ad avere, perché qui non è già la fibra, la fibra, la fibra di che? La fibra di vetro, è molto difficile, la sentire di DSL veloce è una cosa che qui ce l'abbiamo dedicata, perché ci hanno messo addirittura una parabola per poterla portare, altrimenti non c'è, senza la rete non si va da nessuna parte, anche perché l'obiettivo sarà quello di avere un osservatorio più adatto da remoto. Ovvero sia a distanza, da qui lo faremo noi da sopra, ma anche da fuori l'osservatorio, accenderlo, aprire il tetto con adeguate garanzie del tempo, ma questo lo vedremo con una stazione meteorologica, con una webcam che verrà messa, il tempo è ok, anche perché non ci dimentichiamo che qui non siamo a piano terra in una cupola, ma siamo in un palazzo storico, quindi la cupola andrà aperta quando si può, se tutto il tempo non si potrà rischiare, comunque si automatici che permettono di farlo. E quindi da remoto lo si potrà pilotare tutto e per tutto. Quindi come se ci fosse qualcuno lì, quindi capite, insomma, che è una cosa, è un progetto di un certo livello, ma questo già ce l'abbiamo in tasca. La divulgazione scientifica, noi organizzeremo una serie di eventi, abbiamo iniziato l'anno scorso, è stata una prova, oggi è una inaugurazione, anche io vi posso anticipare che a ottobre, adesso vedremo la data, se sarà la prima o la seconda settimana di ottobre, noi di solito portiamo avanti due convegni nazionali, uno in primavera e uno in ottobre. Il nostro convegno nazionale l'ha fatto qui e abbiamo una lista di partecipanti che ha già dato ok di spessore internazionale. Vi posso fare dei nomi perché ci hanno dato già, a parte i nostri, il professor Costovici, il professor Cosmovici, il professor Montepugnoli, che è stato il direttore dell'osservatorio radiotelescopio di medicina. Vi ricordate il film Contact? Si vedono tutte quelle. Noi ce l'abbiamo uno, stato vicino a Bologna, dove è stato il direttore per anni, e qui quindi vedremo l'aspetto di radioastronomia, ma per tutti è rispettato. Perché sapete che dove non si vede con l'occhio si vede con l'orecchio, nel senso lato, con la radioastronomia. Dovremmo avere il professor Di Martino, che è il titolare del Osservatorio di Torino, dovremmo avere due praticamente ospiti dell'Agenzia Spaziale Italiana, e qui mi fermo. Ne riparleremo a ottobre di questo. Ma non soltanto eventi di carattere storico, archeologico, c'è un'altra bellissima sala qui, hanno la fortuna di avere, insieme a Luigi, che è una chiesa del 1500, la San Carlo, adibita a teatro, con audiovisivi dentro di qualità, c'entrano centinaia di persone, tanto per dirne una, la RAI per 5 anni ha fatto la chiusura di corti, è difficile che queste batterie sono meno. I famosi corti, non so se vi ricordate, i cortometraggi che la RAI, dove per i giovani registi, ma anche non tanto giovani, e la percezione hanno fatto piano piano. Quindi lì si possono fare manifestazioni culturali, ma anche concerti, manifestazioni utili. E l'obiettivo sarà quello, sia quello di creare nel tempo un polo culturale che fa bene in primis a Pompei.
in primis, perché vale la pena riportarlo avanti, perché sapete che c'è stato comunque uno dei 100 borghi medievali più belli, però non tutti lo conoscono, adesso lo conosciamo. Quindi, programmi di ricerca, ne parleremo, valorizzazione del sito, ne ho appena parlato. Sì, forse va bene. Allora, il sito geografico, voi lo conoscete tutti, noi lo vediamo da un punto di vista più tecnico, perché se vogliamo fare astronomia, qui praticamente siamo a 457 sul livello del mare, non è molto alto, però Pompeo sta in una posizione meravigliosa. Lo vedete, quello è da sotto, dove vedete gli alberi sopra, dove siamo noi adesso, il castello, il palazzo baronale, è tutto più alto, non c'è niente di più alto intorno. L'inquinamento luminoso diciamo che è accettabile e quello della visuale è meravigliosa, quindi se presto l'abbiamo visto di notte vi assicuro che qui a occhio nudo si riescono a valutare magnitudini che a Roma neanche, ma a Roma non appare neanche la luna, come siamo messi purtroppo. Quelle sono le coordinate che servono al telescopio, lo sapete perché il telescopio sa dove stiamo, sa che ore sono, dove siamo e ovviamente sa qual è il cielo, lo trova da solo, ci mancherebbe. Ma voi che fate? Questo è un panorama della sala telescopio e purtroppo si vede male perché c'è la luce, comunque come potete vedere c'è un skyline favoloso, non c'è niente, così deve essere, quindi a 360 gradi, quindi si presta veramente a poter fare delle cose molto belle. Siamo in un sito storico, questo qui è il palazzo baronale, ci siamo dentro e avremo quindi la possibilità di poter venire sempre qui all'interno, perché venire a visitare il telescopio, organizzeremo le cose, sarà venire in questa sala e quindi non penso ci sia niente da aggiungere. Questo è un discorso da portare avanti sul sito storico, perché qui ovviamente si potrebbero fare delle cose bellissime, qui si potrebbero organizzare mostre di ogni tipo, di pittura, delle 57 stanze che sono state tutte ristrutturate, alcune sono con praticamente affreschi con solai originali, ci sono addirittura delle stanze con camino, ma veramente una cosa meravigliosa. Quindi non mi soffermo su questo, mi soffermo un po' di più su questo. Scusate, però, guardate una cosa. Perché c'è l'audio che mi ha tolto, lo voglio togliere perché ci sono dei video. Allora, quello che vedete al telescopio, sta su, quella è una foto che abbiamo fatto ieri. Come vedete si vede un bellissimo telescopio con il cielo azzurro, siamo in tetto aperto. È un telescopio che è qui da un po' di anni, ma vi devo dire che non è uno di quei telescopi che oggi compriamo, è un 12 pollici, un 30 cm, è un 3000 di focale, oggi ci sono sul mercato a 4, 5, 6 mila euro, questo è un telescopio da serie professionale. Non si trova, questo non faccio niente, devo sempre lo stesso della MIT è una delle tra Mercedes e BMW, MIT e Celestron, sono le due case più note, questo qui è MIT praticamente, ed è un'ottica professionale, fortunatamente funziona tutto bene, che ci permetterà di poter fare delle cose, adesso lo vedremo, cosa ci permetterà di fare. Ecco, qui riusciamo a vedere praticamente il funzionamento, tenete presente che sono video che sono stati fatti all'ultimo momento, perché il funzionamento del telescopio purtroppo si vede malissimo, si vede bene, il telescopio è automatico, si gira da tutte le parti, da solo ovviamente, e adesso io lo stiamo spostando con la tastiera manuale c'è un computer, poi me la faccio in remoto. Qui vedete il nostro Charlie, questa è l'apertura e la chiusura del tetto, fondamentale, è un tetto che è stato strutturato per non andare a beneficiare dal discorso di belle arti, sapete che la cupola è possibile. Quindi questo tetto c'è da anni, vi assicuro che è una meraviglia come è fatto, perché dentro, nonostante sono anni, non c'entra una goccia d'acqua. Ed è questo è il problema grosso delle aperture dei reti telescopi, perché se poi ci cavo dentro, come vedete, è un'emozione vederlo aperto praticamente. Due parole, ancora una decina di minuti, poi passiamo. Che tipo di telescopio abbiamo? Non voglio adesso annoiarvi perché molti non gli interessa più di tanto, però i telescopi di solito esistono di vari tipi. Quello che vedete, il riflettore, è il telescopio di Galileo,
praticamente Galileo, sono vedete il telescopio regionale di Galileo, perché parliamo un tubo praticamente, un tubo di legno vulcano, una lente davanti per l'esposizione, una lente dietro che è l'obiettivo, dove viene poi focalizzata la cosa proprio ridicola, e poi ci ha fatto tantissimo, ci si è divertito a fare delle cose bellissime, sapete i famosi quattro satelliti di Giove, con la cartografia lunare ha fatto delle cose veramente belle. Questi sono riflettori, e sono molto belli, sono molto precisi, ma hanno un problema. Sapete che quello che conta è la focale, la macchetta fotografica. Io ho 500 mm, 1000 mm significa che è un metro, 2000 mm significa che è 2 metri, 3000 mm significa 3 metri. 3 metri è una cosa enorme, se per poter spostare un tubo di 3 metri ci vuole un'attrezzatura sotto che costa decine di migliaia di euro. Immaginate la precisione della montatura. Quindi questo è un tipo di ottica che viene usata. Un secondo tipo di ottica è questa qui, che sono i cosiddetti riflettori, perché poi a un certo punto hanno scoperto, ma se ci mettiamo uno specchio dietro, se non guardiamo subito da dietro, la luce entra, arriva nel sedere del telescopio, dove c'è uno specchio, viene proiettata davanti e io riduco la lunghezza, ossia posso avere una focale più spinta del telescopio più corto. In due parole, E questi sono i cosiddetti riflettori. Poi esistono un terzo tipo, che è quello che abbiamo noi su, che hanno un nome complesso, Smith-Cassi, credo, sono due ricercatori, due astronomi che hanno praticamente ottimizzato. Qui abbiamo ancora più raffinata la cosa, perché c'è un gioco di specchi. Praticamente l'immagine va avanti e dietro, per capire. C'è noi un tubo di 80 cm, abbiamo 3000 di focale. E poi se avessimo un tubo di 3 metri, quello che abbiamo qui sopra. Quindi il telescopio che abbiamo qui sopra è un 3000 di focale. 3000 di focale significa che mettendoci gli adeguati oculari, poi avremo modo di vederlo, tutti i pianeti, adesso è la Luna ad esempio, la Luna sembra di starci sopra, però avremo modo di vederlo, se con un 3000 si riesce sempre di stare con un'orbita intorno alla Luna che cammina, che per la definizione è quella che è, ci si può fare altro. Che esistono delle tecniche per ridurre la focale e fare le foto. E adesso vi farò vedere cosa abbiamo intenzione di fare con i problemi di ricerca. E poi ci rilassiamo. Allora, ricerca. Ricerca è una parola grossa, perché presuppone dei fondi. Ricerca senza una lira, si dice a Roma, ma anche a Dieti, penso. Non porta da nessuna parte. Noi abbiamo dei mezzi, sì, il planetario è nostro, il planetario costa 10.000 euro, perché l'abbiamo comprato in maniera proprio, come dico, come, perché una parte viene dalla Cina, e è tutto dalla Cina, anche i telescopi questi qui della MIT, perché era assemblato in Cina, anche però non so cinesi, cioè, sono assemblati. È stata una cosa, come dico, travagliatissima, davvero, perché un planetario di quelli ci vogliono dai 20 ai 30 mila euro a comprare in Italia. Pagato di tasca, praticamente, diventa pesante. Ricerca, noi abbiamo diversi telescopi, abbiamo software, abbiamo dei contatti. Esiste quindi una ricerca che noi definiamo amatoriale, tra virgolette, e qui si fanno certe cose. Esistono dei problemi di ricerca condivisi con enti pubblici, e questo è l'obiettivo, è quello che faremo qui. È quello che faremo qui. Io ne ho citati soltanto due, ma ce ne saranno molti altri, poi li presenteremo in seguito, li presenteremo proprio in maniera reale. Per quanto riguarda quella amatoriale, tra virgolette, amatoriale per un certo punto, i transienti lunari, adesso vi spiegherò che cosa sarà, una cosa un po' per divertimento, un po' meno. Come programmi di ricerca condivisi, noi avevamo modo di condividere con enti importanti, quale l'INAF, ci sono delle aziende internazionali che fanno gli studi, associano un osservatorio astronomico, lo valutano, viene anche dato il bollino, e quello è l'obiettivo che noi dovremmo avere, ci andiamo sicuramente ad averlo. Bollino significa dove c'è un know-how per poter fare certe cose, per certi mezzi, per poter essere collegati a una ricerca, e lì vedete, io l'ho scritto in inglese, già ammazza, che vi state a Roma, si dice allargando, perché le supernove extragalattiche, cioè anche la NASA, si può fare, adesso in due parole vi spiegherò proprio in due parole cosa dobbiamo, e ce ne sono tanti altri programmi. I transienti lunari sono quei fenomeni strani, ossia sulla Luna ogni tanto si accendono delle luci, ma qui stiamo parlando di cose serie, accendono delle luci documentate da foto e video di persone trainate, ossia non quello con la macchietta fotografica, questa è una foto storica,
Leon Stewart, il 15 novembre del 53, mentre vedeva la luna, ha visto quella luce che si è accesa per diversi secondi. La vedete? Si vede quella luce? La luce non c'è. Per tutte le province italiane, insomma, per quelle più piccole, un po' più fragili come la nostra, ancora di più. Vi dicevo, vi porto via due minuti, vi porto fuori dall'astronomia, perché ovviamente io non capendo niente ho apprezzato però l'illustrazione che ci avete fatto. Mi piace sottolineare però due aspetti, oltre ovviamente a fare i complimenti e a ringraziare il comune di Pompeo e il Penali per questa bella iniziativa che voi dopo tanti anni siete finalmente riusciti a realizzare, per sottolineare un aspetto che insomma per noi, io oltre ad essere oggi presidente della provincia, sono ormai da tanti anni amministratore locale di questo territorio. Ecco, credo che questi nostri paesi, la Sabina, Pompeo, insomma, hanno bisogno di iniziative le più diverse come queste, che possono andare dall'astronomia da una parte ad altre iniziative legate ad altre attività culturali, storico-ricreative, perché troppo spesso noi diciamo, anzi spesso diciamo, che sono dei borghi, abbiamo ricordato Pompeo e sicuramente 300 più bei borghi, però noi qui abbiamo l'esigenza di fare in modo che la gente ci venga, che si crei anche un po' di ritorno per questi territori. Lo diceva prima il vice sindaco, assessore alla cultura, dice io sono contento perché vedo, sono contenta perché vedo anche facce, non solo gli amici, ma vedo persone che magari non erano mai venute a Pompeo e con l'occasione ci vengono. Ecco, io vorrei sottolineare questo aspetto, quindi l'importanza di un'iniziativa come questa, sia per quella nicchia forse di specialisti, ma anche per tutto invece quell'altro aspetto più divulgativo e più ampio, no? Lo ricordavate prima quando avete salutato Renzi, il mondo delle scuole, le conferenze, le attività divulgative che possono essere, Renzi è il direttore della scusate, che adesso ho visto delle facce preoccupate in prima fila, no, non è Renzi, è Renzi il direttore didattico della scuola dell'istituto comprensivo, perché appunto queste sono occasioni per portare qui le scuole, per portare qui gli esperti, per portare qui gli appassionati e quindi creare anche un piccolo ritorno per i nostri territori, perché ovviamente si va a dormire, si va a mangiare, si compra un prodotto tipico. Ecco, noi abbiamo bisogno di tante cose come queste, altrimenti questi nostri bei borghi, anche con un intervento bellissimo come questo, perché insomma da anni che Pompeo ha lavorato grazie a finanziamenti regionali, insomma tante istituzioni, è stata ricordata prima anche la Fondazione Marrone che ha dato una mano per questo telescopio, una filiera istituzionale che si mette insieme da una mano per recuperare un posto bello come questo, però ecco, c'è bisogno di attività, c'è bisogno di gente che ci venga, perché insomma il nostro interesse è che poi questi nostri paesi, questi nostri borghi rimangano vivi, i giovani possano restarci. Ecco, noi siamo in una fase tanto difficile e delicata nella nostra provincia, toccata dal dramma del terremoto, però tutto questo purtroppo ha portato effetti negativi un po' dappertutto, perché poi il centro Italia, terremoto e centro Italia, siamo tutti centro Italia, quindi ecco, ringrazio veramente il comune e il CNAI, il sindaco, l'assessore della cultura in particolare, perché sono convinto che attraverso attività, piccole e grandi attività come queste, si possa dare un contributo anche per lo sviluppo, della crescita e la valorizzazione della Sabina e dei nostri territori. Grazie e buon lavoro. Grazie Presidente Rinaldi, la parola ancora al Sindaco Forniti, prima dell'atto formale, la prima di questa convenzione tra il Comune di Pompeo e CNAI. Ci puoi illustrare un attimo il termine di questa convenzione? Allora, verrà sottoscritta subito dopo la convenzione tra Comune Pompeo e CNAI, atto formale dovuto, che ci permetterà di portare avanti questo bellissimo progetto. Quindi provvederemo immediatamente alla sottoscrizione. Seguirà un aperitivo offerto da noi amministratori personalmente, non dal comune, quindi da noi sindaco e assessori e consiglieri, con molto piacere. E io prima ho dimenticato di, innanzitutto volevo salutare Giancarlo Micheletti, dottor Giancarlo Micheletti, sindaco di Poggio Messino, che è arrivato, come avevo preannunciato, e con molto piacere a loro presentare.
importante per me, un comune come Poggio Mitteno, no? Un importante punto di riferimento. E volevo anche ringraziare la società Tecnica del Serre che ci ha offerto l'installazione della linea gratuita. Poi avremo un contratto mensile, diciamo, regolare come tutti, ma l'installazione ci è stata offerta in forma gratuita e per noi è un dono non indifferente. E per quello che riguarda l'obiettivo, devo ringraziare anche l'arrivo della sala, devo ringraziare tutti coloro, le donne, i ragazzi che hanno collaborato per rendere piacevole e gradevole questa sala e che adesso si adopereranno per farvi passare un attimo di anche conviviale, che è anch'essa piacevole. Quindi passiamo alla soddisfazione della convenzione, che poi sarà, diciamo, possibile conoscere da parte di tutti, come tutti gli atti amministrativi, quindi chiunque vorrà accedere al contenuto della convenzione potrà farlo per la virtù della trasparenza amministrativa. Grazie a tutti di noi. Firmano praticamente il sindaco Pompeo e il presidente del DAI, dottor Eugenio. Ok. Ecco, allora adesso siete tutti invitati a... Scusate, buongiorno, non andrei soltanto che c'è un po' di programma. Il programma riguarda il sindaco. Noi al nostro piccolo diamo un diploma di appartenenza come socio onorario, perché sono membro, socio onorario si tiene con pagina anche la donna, e quindi da oggi, come si parla proprio del nostro socio onorario, e non metteremo la lettera del nostro socio onorario. Diciamo che adesso abbiamo questo aperitivo offerto dal comune, dall'amministrazione, diciamo così, va bene? E volevo ricordarvi che nel pomeriggio ci ritroviamo qui dopo la pausa pranzo, ci sarà anche un giro del castello, un giro guidato a piccoli gruppi del castello, adesso cominciamo ad organizzarlo. E segnalo che qui presente con noi il dottor Carlo Bartolini, qui in seconda fila, che è presidente dell'ASMUS, l'associazione di Anguillara Sabazia. Perché lo cito? Perché il CRAI ha cominciato da un paio di mesi una collaborazione con l'ASMUS di Anguillara e chi fosse interessato il 22 luglio ad Anguillara Sabazia l'ASMUS ha organizzato la Notte delle Stelle e lì potete provare e sperimentare anche il planetario gonfiato, oltre a tutte le altre attività, wandering, volo in aereo, eccetera, per stare qua all'interno della biosuperficie di Anguillara Sabazia. Grazie di tutto, ci vediamo fuori, poi ci vediamo nel pomeriggio. Sì, volevo vedere qui Giacomo Rappoggiare, un attimino qui da noi. Noi adesso dopo la firma ci siamo messi il tesserino di riconoscimento dell'osservatorio, perché praticamente non tutti saranno abilitati ad andare su a fare ricerca, nel senso che abbiamo dei motivi, però chiamo il vicepresidente del CNAI perché ovviamente un tesserino come ricercatore sono in lavoro.